Lunedì prossimo, 3 luglio, ci sarà l'incontro della SAGA, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, la regione ai vertici di ITA, a un mese esatto dunque dalla data stabilita per la sospensione del volo Pescara-Milano, come comunicato dalla compagnia di bandiera. Le reazioni da parte della politica non sono certo mancate, l'obiettivo è quello di trovare una soluzione. Spero che anche i miei colleghi facciano lo stesso, perché è inconcepibile, inaccettabile che possa essere soppresso il collegamento Pescara-Milano, un collegamento imprescindibile, un collegamento che crea una connettività importante sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, il mondo del turismo. Pensiamo al turismo congressuale, a quanti vengono da Milano o zone limitrofe in questa zona, così come per noi Milano è un hub fondamentale anche per altre direttrici. Nei prossimi giorni ci saranno incontri sicuramente. Io ho già parlato col Presidente della Regione, che solertemente già si è messo al lavoro, col Vice Ministro ai trasporti e infrastrutture Galeazzo Bignami. Ho parlato con il mio collega Salvatore De Idda presso la Camera dei Deputati, che è il Presidente della Commissione Trasporti. Quindi si sta cercando di far lavorare la filiera, ben sapendo che questa scelta è arrivata come una doccia fredda, perché non c'è stata nessun tipo di avvisaglia e la SAGA è stata avvertita che dall'oggi al domani, che dal 3 agosto, venivano soppressi i voli, ma così come è avvenuto anche per altri scali. Sulle motivazioni non possiamo esprimere alcun parere, ha dichiarato il presidente della SAGA, Vittorio Catone, che ha anche ricordato che da Pescara c'è l'altro volo per Bergamo della compagnia Ryanair. In ogni caso è presto per alimentare allarmismi e preoccupazioni tra gli utenti. Prima del 3 luglio sarà difficile sia fare il punto della situazione che stabilire le cause della decisione. Certo è che il management della compagnia sta subendo un riassetto dopo l'acquisizione da parte di Lufthansa del 41% della società avvenuta lo scorso 23 maggio.